perché è importante che qua ci fosse anche l'ANCI, perché oggettivamente io ieri nella discussione sul collegato ambientale ho avvertito alcune cose che devono essere portate in evidenza con rispetto alle quali dobbiamo confrontarci. E in qualche modo chiamo qua a rispondere anche su questo, oltre alle domande che porrà. C'è un'evidente posizione da parte dei comuni, no, nel voler evidenziare quella che può essere una lettura di ciclo verticale, cioè sostanzialmente di valorizzazione successiva relativamente al bilancio comunale, come per mille altre cose. Invece di una valorizzazione, dico per righe, che è rappresentata dai consorzi, di fatto. Cioè la diversità è proprio quella, cioè c'è una visione della fase, no? Questo si ribalta poi anche sulla fase dei rifiuti, se vuoi, speciali e pericolosi da un certo punto di vista, quindi filosofia. Se in qualche modo una filiera verticale che vede all'interno del comune come soggetto gestore, di governo gestore e autoreferenziale di questo processo, no? Anche da un punto di vista, ovviamente abbiamo anche un po' stoppato un po' il discorso che potesse anche essere la sede complessiva dell'informativa sui dati, cioè nel senso che io ritengo che laddove c'è una premialità ci deve essere un soggetto terzo, no? Vale per i rifiuti, vale in agricoltura, vale in tutti gli altri, se c'è un discorso, diciamo, di intervento diretto rispetto ad un processo finanziario, deve esserci un soggetto terzo che garantisce, diciamo, la correttezza non solo della premialità, ma del dato sul quale si costruisce. Allora, ieri appunto il Presidente Bartolini ha sottolineato alcune cose nel collegato ambientale, mi sembra che l'abbia portato in evidenza, io sottolineo questa, che è una discussione che in realtà non è avvenuta sui rifiuti solidi urbani, sono perfettamente d'accordo, mi sono sempre domandato perché c'è tutta questa problematica sui rifiuti solidi urbani, che è qualcosa che produciamo noi, no? Mentre molte volte non si parla adeguatamente dei rifiuti speciali, no? Che è un discorso ben più importante, forse si lega molto di più alla terra dei fuochi rispetto ai rifiuti solidi urbani. Ma detto questo, la mia domanda è un po' questa, no? Io credo che in questi anni i consorzi hanno rappresentato una realtà molto positiva. Il discorso prima sull'agricoltura, ad esempio, mi sembra, il rapporto con l'energia, cioè un rapporto di tessitura trasversale rispetto a diversi settori integrati, che non sono solo quelli dei servizi pubblici locali, diciamo, anche settori molto più ampi. Allora, mi piacerebbe sentire un po' il vostro parere da questo punto di vista, cioè quali sono, secondo voi, credo, luci e ombre delle due, diciamo, delle due visioni, delle due organizzazioni. Io sono molto favorevole a quella per, diciamo, per righe, no? Però c'è questa, diciamo, questa spinta verso in questa direzione. La seconda domanda che faccio, la faccio anche alla parte politica, per esempio. Io spero che l'anno prossimo presenteremo un rapporto con il sistema. Io spero che questo paese abbia un sistema nazionale, e questo è l'azione di rapporti più vecchia, più antica, che ha più tradizione, nasce dal rapporto di più, la storia, diciamo, del rapporto ufficiale. Però oggettivamente noi veniamo a sì che il paese abbia questo soggetto terzo, molto ampio, io continuo anche ieri, l'ho ricordato, un soggetto da 10.000 unità di personale, da oltre 600.000 analisi all'anno, da 57 milioni di gradezze analizzate ogni anno, è l'equivalente del sistema sanitario, che non è mai stato visto in questa forma. Però da questo punto di vista abbiamo avuto varie peripezie, che ho anche condiviso con molte persone qui presenti, rispetto alla tracciabilità dei rifiuti, e quindi poi sostanzialmente al discorso del dato. Noi l'abbiamo faticosissimamente sul mood, no? Io ringrazio i colleghi perché è una fatica, io vedo le colleghe e i colleghi tutti i giorni su questa cosa, proprio in un lavoro certosino che poi è alla base poi della possibilità di fare delle analisi successive. Allora io credo che al di là ci sia la necessità un po' invece di creare, di dare altre cappelle, lo fa qualche un altro, no? Il sistema deve farlo, perché deve essere il soggetto terzo. Capire un po' insieme come riusciamo a potenziare questo percorso e a rendere più agile o più diciamo tempestivo anche, non c'è da dire, ma validato, quello che è un percorso sostanzialmente dell'informativa rispetto non solo per noi, non solo ai rifiuti solidi urbani, ma partendo dai rifiuti solidi urbani, in cui anche il ruolo dei comuni è piuttosto premiato, quindi non deve essere allontanato, deve essere portato a concorrere insieme. Quindi le mie domande, assieme alle domande che vorrei fare, Rosanna, no, ma io ho chiuso.
c'è un brogliaccio di domande da farvi, ritengo di dover chiamare voi, che può essere presente, mi sarebbe piaciuto ci fosse stato, lanci per fare questa stessa domanda in maniera produttiva e costruttiva, legandolo proprio al collegato ambientale, che è senz'altro contato una ventata nuova, un modo nuovo di affrontare le cose, pieno di limiti, pieno di limitazioni, cose da superare, ma non solo, ma io stesso ho tracciato degli elementi critici, però in quella direzione credo che sia una direzione molto positiva, sia per i rifiuti, sia per le acque, non per il traffico, io credo che in quella direzione dobbiamo muoverci. E credo che il vostro lavoro, assieme al lavoro delle categorie produttive, assieme al lavoro delle rappresentanze del governo, assieme al lavoro delle rappresentanze del Parlamento, quelle che tracciamo, credo dobbiamo costruire un sistema più articolato. Quindi faccio due domande rispetto al modello, no? Due rispetto ad un potenziamento, come vedete voi, se è possibile un potenziamento del reperimento dell'informazione e sostanzialmente per giungere ad una maggiore tempestività. Noi stessi ci rendiamo conto che per dare un dato validato ci sono dei tempi fisici, no? Se lavoriamo su un oggetto di un certo tipo. Però d'altra parte la storia è brutta, lo dico io, non dice un altro del sistema. No? Secondo me perché, al di là di tutte le cose, detto semplicemente perché non concertato, cioè sostanzialmente non visto in un processo concertato, credo che in qualche modo ci dovesse essere qualcosa. Dobbiamo andare oltre quello, per ISPRA, ma non più per ISPRA, per il Sistema Nazionale per la Protezione Ambiente, e ringrazio i colleghi su mille altre attività della loro volontà di concorrere, credo che sia un elemento importante per convincere il Paese di quello che succede nel mio piccolo, nel piccolo paesino sardo dove io ho la residenza, che si chiama Fula, che è, credo, oltre quasi al 70% di raccolta differenziata. E la cosa più divertente è il fatto culturale, quindi ricordo, chiudo qua, questo che voleva essere un mio saluto, mi ricordo in estate, una sera sulla spiaggia di Fula, tarda serata, gruppi di turisti, i quali a un certo punto si alzano e lasciano tutto sulla spiaggia. Arriva l'addetto comunale della pulizia della spiaggia, si ferma lì e gli dice adesso lo raccogliete voi quello, e lo portate là dove c'è scritto, perché se scendo io va sicuro non vi alzate più. Cioè il discorso era un processo assolutamente culturale, profondo, no? Che non era soltanto dell'identificazione, ma che abbiamo noi quando siamo lì e che hanno anche i turisti più o meno, no? E sono accompagnate davvero sul territorio, credo che sia un elemento estremamente importante, quello che è stata, credo, da genovesi anche dall'altra parte, perché a Roma mi ha rappresentato un'opera.